Claude Olievenstein, scritti sulla bocca, edito da Odile Jacob. Claude Olievenstein, esperto internazionalmente noto nel campo delle tossicodipendenze, per anni ha diretto l'ospedale Marmottan di Parigi. È scomparso nel 2008 all'età di 75 anni. Nel 1993 l'avevamo intervistato registrando in video l'incontro. Poi la cosa è rimasta inedita. Ci aveva annunciato nell'intervista che stava scrivendo sulla bocca e in effetti nel 1995 pubblica Écrit sur la bouche. Il libro non è propriamente un saggio né un romanzo, è quasi uno zibaldone sulla bocca. Le acquisizioni di Olievenstein sulla bocca, ripartite in capitoli, eccole: l'animale umano, i denti di latte, la lingua, le labbra, il grido, baci, morsi, parole d'uomo, il dentista e la dentiera, anus mundi. La struttura della narrazione è quella di una infinita associazione libera sulla questione della bocca e quindi si trovano note di storia, di religione, di filosofia politica, di teologia, di etica, di indagine sulle tossicomanie. C'è anche una lettura del cannibalismo sociale e anche di quello reale, che avrebbero dovuto ritenere già allora la nostra attenzione sulla questione del cannibalismo a lungo esplorata. È un'enorme apertura del cantiere sulla bocca e in tal senso è più una lista delle piste di ricerca da avviare e da portare a conclusione. Olievenstein è molto interessato alle sensazioni e alla loro logica, al piacere, alla gioia, al dolore, al lutto, all'ansia, all'angoscia, alla felicità. C'è un confronto anche non serrato con la psicanalisi, in particolare con Freud e Lacan. E varie note riguardano la distinzione e l'indistinzione tra l'uomo e l'animale, come forse il primo capitolo non lasciava suggerire o presagire. Scritto sulla bocca, Écrit sur la bouche, è un libro di ricerca e non di approdi, non di risultati, non di conclusioni, anche perché in un'epoca sempre più refrattaria alla ricerca intellettuale, sostituendovi la ricerca sostanziale e mentale, la ricerca per essere e per avere, la ricerca all'ombra della gerarchia e dei benefici della separazione delle carriere. Allora la ricerca stessa pare una conclusione. L'aspetto letterario del testo riguarda in effetti la lettera del desiderio di Claude Olievenstein, più che la letteratura, intendendo la world literature. La lettera del desiderio, per non parlare del simbolo del godimento e della cifra del piacere, è denotativa, non connotativa, è originaria e non un protocollo sociale. Quindi
affidarsi alla scrittura letterale è il modo di porre il proprio caso come caso intellettuale e non caso e casella sociali. Ecco allora il grido di Claude Ullivenstein, singolare e non sociale, frutto del matema indistruttibile e incontrollabile della sua esperienza. Dice: non c'è nessuna ragione valida d'essere disperato, pertanto lo sono. E scrive questo dopo aver ragionato su Dio. Per fortuna seguono i capitoli Baci e Morsi, come se la fenomenologia della percezione quotidiana potesse fornirci indicazioni, come se dall'analisi del corpo degli animali potesse venirci la conoscenza del totem e del tabù, come se l'altro fosse deducibile dall'uno. Perché Claude Ullivenstein è disperato? Perché conclude il suo libro con il capitolo Annus Mundi, in cui analizza più Calcutta che Auschwitz? Quando la topologia antropologica fantastica ha la bocca dell'uomo quale altra faccia del buco del culo, dov'è l'uomo? Certo, si tratta della citazione del verso di Bereshit in cui il nome, Hashem, chiede al terrestre, Adam, dove sei? La bocca e così l'ano, dove sono? Nella parola o nella metafora animale? Questione anche della verità e della falsità. La metafora animale, compresa quella paterna, quella che Lacan e il lacanismo chiamano metafora paterna, si compie nella falsità, senza rimozione, senza lo zero, senza il nome. Ecco perché il padre morto è il nome del padre, come scrive Jacques Lacan. Nella parola, la verità è un effetto del viaggio, dell'esperienza, del fare, e non causa, e richiede la voce come causa di verità. E non si tratta del meccanismo causa-effetto, nessuna meccanica causalistica, nessuna determinazione degli umani. I termini sono termini della parola. Ma la voce non appare, non è riducibile né riconducibile alle voci sulle quali si interroga Claude Ullivenstein come psichiatra, che è stato anche direttore di ricerca all'Università di Lyon. L'approccio fenomenologico al quale si richiama Claude Ullivenstein è preso nella circolarità dei suoi principi filosofici, che sono quelli dell'antivita, e la tossicomania è solo una scheggia di questa, e non può porre le questioni radicali, così come la sua disperazione non è estrema ma stremata. Si chiede Claude Ullivenstein: chi è le maître, chi sarà l'esclave, chi è il padrone, chi è il maestro? Entrambe le significazioni sono valide in francese. Chi sarà lo schiavo? Le domande poste nelle prime pagine restano senza risposta. Chi è la bocca della vita e chi è il buco del culo della morte? La fenomenologia dell'Annus Mundi
giustifica la bocca della felicità, inseguita dai tossici come dagli specialisti di nomea internazionale in materia di trattamento delle tossicomanie. La parola originaria è senza padroni e senza schiavi. A questo proposito non abbiamo capito se Claude Lievenstein si sia accorto che la droga nella parola è l'argine alla tossicomania e a tutte le altre manie, compresa la parte disforica, l'altra faccia della mania, la melanconia, oggi spacciata ancora come depressione o sempre nobilitata socialmente dal termine bipolarità. L'approccio fenomenologico comporta in ciascun libro, e non solo di Claude Lievenstein, un deposito e talvolta un catalogo di questioni irrisolte. Forse dovremmo rileggere il suo apporto teorico e pratico alle tossicomanie. Vale comunque sempre il viaggio di leggere un libro di una infinità di questioni più o meno aperte, come Écrit sur la bouche del 1995, e accorgersi che la questione più interessante per ciascuno è che cosa passa per la bocca, che se chi passa par là. La domanda è posta addirittura nella prima pagina del testo. Anche Daniel Paul Schreiber ha scritto sulla bocca e non abbiamo ancora raccolto la sua sfida.